Sindaco, sembrava fatta per il distretto, c'era una base di accordo con il direttore generale dell'ASL Squillante, ma all'ultimo momento si è tirato indietro. Si ritorna di nuovo punto e da capo e il distretto dovrebbe essere trasferito a Sant'Arsenio. Allora, che fosse fatta io non ci credevo, perché ormai ho imparato a conoscere i personaggi con cui uno ha a che fare quotidianamente. Tanto è vero, posso dirlo pubblicamente, che l'avvocato che ci sta difendendo davanti la causa davanti al TAR mi ha chiamato quando l'accordo sembrava fatto per dire che cosa avesse dovuto fare. Un poco per deformazione professionale, perché faccio l'avvocato e so che fino a quando non sono firmati gli atti non bisogna mai fermarsi. Un poco perché ormai ho capito i personaggi con cui ho a che fare, ho detto di fare come se l'accordo non fosse stato fatto. Tanto è vero che siamo arrivati al paradosso dei paradossi. Voglio prima fare la premessa, anzi della questione legale voglio parlare alla fine, voglio prima parlare di quella che è tutta la cronistoria che ha contraddistinto questa telenovela, perché tale si deve definire dal mio insediamento ad oggi. Noi il 25 settembre abbiamo fatto una delibera di consiglio comunale in cui abbiamo dato la piena disponibilità gratuitamente dei locali dell'ex tribunale di Sala Consilina all'ASL, un comodato d'uso gratuito, fermo restando che, come sappiamo tutti, c'è un vincolo di destinazione d'uso giustizia, quindi nell'eventualità dovesse ritornare il tribunale a Sala Consilina, i locali dovevano essere sgomberati immediatamente. Questa delibera è stata regolarmente comunicata al direttore generale dell'ASL. Non ci siamo fermati qui. Quando abbiamo sentito alcune voci di un trasferimento imminente presso il plesso ospedaliero di Sant'Arsenio, io ho scritto una lettera dove ho invitato il dottore Squillante a soprassedere e a pensare bene quelle che erano le necessità del territorio, non di Sala Consilina. Io parlo del territorio, della stragrande maggioranza del territorio del Vallo di Diano, perché Sala Consilina è il comune baricentrico, è il comune più popolato, è il comune con maggiori mezzi di comunicazione. Rispetto a questa mia missiva, vi è stata una risposta del dottore Squillante dove sottoponeva a condizione, cioè il distretto sarebbe rimasto a Sala Consilina a patto che il comune di Sala Consilina avesse pagato i canoni di locazione dal 1 luglio del 2012 ad oggi con un'eventuale anche stipula immediata di un contratto di locazione con i proprietari dell'immobile dove attualmente vi è il distretto, fino a quando poi non si sarebbe completata la procedura del trasferimento in tribunale, con la conseguenziale stipula del contratto di comodato d'uso gratuito. Già questo la vedo veramente da mille e una notte, questa prima fase della vicenda. Non contento, con Tommaso Pellegrini una lettera dove abbiamo chiesto un incontro, ne ho fatto un altro, finalmente abbiamo avuto l'onore e il piacere di essere ricevuto dal dottore Squillante, che sembrava essere rimasto sulle sue posizioni, sottoponendo sempre la permanenza del distretto a Sala Consilina al pagamento, subordinata al pagamento sempre di questi canoni di locazione pregressi. Io ho cercato di spiegare che né amministrativamente né logicamente il comune di Sala Consilina, anche a distanza di più di 2 anni, poteva accollarsi una spesa del genere. Dopo, in seguito, non appena è arrivata la comunicazione del Ministero della Giustizia di autorizzazione provvisoria all'utilizzo del Tribunale, secondo quelle che erano le necessità del Comune di Sala Consilina, che sottolineo rimane il proprietario di quell'immobile, ho trasmesso anche questi atti e sembrava ci fosse stata un'apertura del dottore Squillà, voci di corridoio, non l'ho mai sentito personalmente, che volesse ritrattare con Sala Consilina, il ritrattare come se poi stessimo parlando di una questione di carattere privatistico, lasciamo perdere questo inciso, la permanenza del distretto da Sala Consilina, se non che è proprio, voglio dire, la fotografia di tutta la vicenda, che il dottore Squillante mi chiama giovedì mandando un protocollo d'intesa dalla sua mail, che doveva essere sottoscritto poi pubblicamente sabato, dove, a parte l'utilizzo in comodato d'uso gratuito dell'immobile, l'esenzione totale delle imposte comunali, stiamo parlando di tari e di tasi, che il comune aveva accettato, pretendeva il pagamento delle utenze Enel, riscaldamento e acqua. Pretendeva anche che venissero fatti tutti gli interventi che l'ufficio tecnico manutenzione dell'ASL riteneva opportuni, mentre noi avevamo detto che avremmo potuto fare tutti gli interventi per rendere idoneo l'edificio ad ospitare il distretto. Manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del comune, di fronte alla mia risposta,
anche da un punto di vista tempistico, perché il dottor Squillante deve sapere che il sindaco di Sala Consilina non amministra casa sua, ma amministra gli interessi di un'intera collettività. Ho detto che non sarebbe stato possibile né per la tempistica, né da un punto di vista contabile, né da un punto di vista proprio amministrativo, in quanto Sala Consilina non avrebbe avuto modo di poter giustificare questo tipo di spese all'interno del proprio bilancio. Di qui apprendiamo oggi, ieri, che ha deciso di trasferire il distretto sanitario in quel di Sant'Arsenio. Noi stigmatizziamo il comportamento, lo rendiamo pubblico oggi, poi ci spiegherà il dottore Squillante se il comune di Sant'Arsenio pagherà le stesse utenze che ha chiesto al comune di Sala. Per il momento è solo un dibattito politico amministrativo, ma il comune di Sala Consilina non si fermerà qua, perché il comune di Sala Consilina non accetta pressioni da nessuno e sta l'amministrazione comunale di Sala Consilina, ma anche dei territori circostanti, perché quello che ho cercato di far capire al dottore Squillante nel corso dei mesi, che lo spostamento del distretto sanitario a Sant'Arsenio non danneggia solo ed esclusivamente Sala Consilina, ma soprattutto i comuni di Casalbuono, Buon Abitacolo, Montesano, Sanza, Padula e Sassano, che sono costretti a fare ulteriori chilometri per poter arrivare a Sant'Arsenio, quando praticamente lui avrebbe avuto le stesse condizioni trasferendolo nell'ex tribunale. Dimenticavo un altro piccolo particolare. Nella risposta al suo protocollo d'intesa, il comune di Sala Consilina si era anche accollato la responsabilità e l'onere di trovare un altro locale per il distretto nell'eventualità dovesse ritornare il tribunale a Sala Consilina. Quindi io credo che sia pretestuoso e strumentale, per non dire che sia stata una vera e propria provocazione. Ma il dottore Squillante di una cosa potrà stare tranquillo: l'amministrazione di Sala Consilina non starà con le mani ferme. Per il momento è solo un rendere pubblico ai cittadini di Sala e del territorio che Sala Consilina non si poteva caricare sul suo bilancio una cambiale che avremmo pagato permanentemente, ma nello stesso tempo già abbiamo consultato i nostri legali. A parte la vicenda del TAR, il cui il primo grado si discuterà il 15 gennaio, quindi siamo a meno di un mese dalla discussione nel merito di questa, e spostare adesso il distretto con una decisione imminente di giustizia, anche questo è un atto a definirlo quantomeno intempestivo, ma soprattutto noi agiremo anche in altre sedi, in tutte le sedi competenti, perché certamente non saremo inermi, perché ci siamo stancati che il burocrate di turno si alzi la mattina e decida del futuro del nostro territorio e della nostra gente. Noi siamo stati eletti per difendere i diritti dei nostri cittadini e combatteremo con il coltello fra i denti fino alla fine. Poi concludo come ho concluso con l'altra emittente: ai posteri larga sentenza.